giornata grigia, forse addirittura nera. Nessun passo in avanti per l'avvertenza Maus del confronto convocato a Venezia al tavolo di crisi della regione. Sentiti nell'ordine primi lavoratori, poi l'azienda, l'incontro si è concluso con un faccia a faccia mediato tra le parti. Non trapela per ora granché. I sindacati preferiscono riferire ai lavoratori convocati in assemblea per martedì, ma l'accordo sarebbe lontano. Da due settimane gran parte dei 40 dipendenti dell'azienda di Campodarsego, specializzata nella produzione di grandi macchine e utensili, sono in sciopero. Il nuovo amministratore delegato, arrivato in azienda 2 mesi fa, ha infatti firmato un piano di mobilità che prevede il licenziamento di 14 persone.